Buonasera, benvenuti alla Keats Shelley House. Siamo qui quest'oggi per presentare una nuova biografia di John Keats, il cui titolo è Written in Water, Keats's Final Journey. L'autore è Alessandro Gallenzi. Alessandro Gallenzi si è occupato in maniera sistematica di Keats nella sua lunga e articolata carriera. Ha prima curato la raccolta completa delle poesie per la Alma Books, che è la casa editrice che ha fondato e di cui è tutt'oggi editore, e proprio recentemente, tra l'anno scorso e quest'anno, ha pubblicato con Adelphi una importante edizione delle lettere di Keats, che ha come titolo La Valle dell'Anima. È un poeta, scrittore, traduttore, studioso, in realtà un letterato completo anch'egli, e ricordiamo tra i vari premi che ha ottenuto il premio Biblioteca Monselice per la traduzione del Ratto del Ricciolo di Alexander Pope. Ma oggi ci concentreremo soprattutto su Keats, perché Alessandro Gallenzi ha scritto una biografia molto diversa dalle altre. Io conosco almeno metà delle persone in sala e so che siete tutti keatsiani doc. E sono uscite almeno 5-6 biografie importanti inglesi negli anni 10 del nostro secolo, tutte che si concentrano giustamente dall'inizio, dalla nascita alla morte. Questa è una biografia diversa, una biografia che si concentra sugli ultimi 5 mesi della sua vita. Perché? Beh, intanto cerchiamo di capire cosa succede in questi mesi. Questo periodo inizia ufficialmente il 17 settembre 1820, quando Keats, in compagnia dell'amico Joseph Severn, lascia per sempre l'Inghilterra alla volta dell'Italia. Continuano il 31 ottobre, oggi, giorno del 25° e ultimo compleanno del poeta, quando i due riescono finalmente, al termine di un viaggio estenuante, ad approdare a Napoli. Continuano nel percorso da Napoli a Roma, che questo libro restituisce per la prima volta alla bibliografia keatsiana, e si conclude proprio qui, a Piazza di Spagna 26, dove Keats morirà di tubercolosi a 25 anni. Alessandro, grazie. Sai quanto ci tenevo a questa occasione? Io sono uno dei primi lettori del libro, non il primissimo, ma uno dei primi lettori, sono orgoglioso di esserlo stato e volevo veramente. Volevo organizzare questo evento da tempo, quindi grazie ancora per essere venuto e auguri a John Keats. Posso iniziare chiedendoti come mai hai scelto di scrivere una biografia che si concentra solo sull'ultimo periodo della sua vita, quella che Keats chiamava la sua esistenza postuma? Sì, io volevo ricambiare i tuoi ringraziamenti, mi fa un grandissimo piacere parlare qui in questo posto meraviglioso, questa casa museo unica, questo posto fantastico che ho visitato molte volte e di cui insomma conosco ogni angolino e mi piace anche parlare a persone che sanno di Keats e vorrei ringraziare sia te il tuo entusiasmo e la Keats House per avermi invitato. Perché ho scritto questo libro? Beh, da una parte, come hai accennato, io ho da sempre avuto un amore particolare per John Keats e le sue opere. Già da ragazzo, quando avevo 16 anni, è forse stato l'autore che ho tradotto per primo. Le sue opere trovavo particolarmente congeniale il mio stile. E quindi ho iniziato a tradurre alcuni dei suoi sonetti e ho mantenuto questo interesse nelle opere di Keats per tutta la mia vita. Ho letto forse 7 o 8 volte quella bellissima biografia di Eileen Ward, pubblicata inizialmente negli anni 60, una biografia bella perché molto romantica, che riempie di entusiasmo il lettore, di passione. E poi da editore ho avuto la fortuna di lavorare in maniera più profonda, più approfondita, come traduttore ancora più approfondita. E durante le mie ricerche ho scoperto che alcune delle cose che avevo trovato nella biografia di Eileen Ward e in altri documenti da me consultati non tornavano. E mi sono chiesto perché. Sono andato a scavare e ho trovato che la maggior parte dei riferimenti
riferimenti relativi agli ultimi 5 mesi di vita di John Keats derivavano in realtà da un'unica fonte, The Life and Letters of Joseph Seven di William Sharp, la vita e le lettere di, di Joseph Seven a cura di William Sharp. E quindi mi sono incuriosito, ho letto questo libro e ho scavato ancora di più e ho visto che stranamente molte delle lettere che lui citava, molti dei documenti, dei memoirs, delle memorie di Sever non avevano un corrispondente manoscritto, non c'era una fonte che era individuabile. Mi sono chiesto perché. Ho quindi acquistato una recente raccolta delle lettere di Seven, in cui Grant F. Scott, questo studioso americano, spiegava che per primo che William Sharp, questa fonte da cui tutti gli altri biografi avevano tratto il materiale, in realtà sembra aver inventato la maggior parte di questi documenti che citava. Cioè, è ancora più sottile la maniera in cui lui si è comportato. Lui aveva citato documenti veri, pubblicato addirittura dei facsimile nella sua edizione, ma altri li ha completamente inventati. E altri ancora ha mescolato cose vere, da lettere vere, con materiale da altre lettere che magari erano state scritte anni dopo. E questo mi ha, da una parte, insospettito, dall'altro mi ha incoraggiato a cercare qualche risposta. Mi sono chiesto, è possibile scrivere una biografia di Keats fondandosi esclusivamente sui fatti? Voglio arrivare ai fatti, e il percorso che mi porterà ai fatti sarà di per sé stesso un'esperienza bella, di scoperta, che mi aiuterà a creare un contesto intorno a questi fatti. Per esempio, una biografia diceva che Keats era partito alle 7 di mattina, il 17 settembre 1820 da Londra. Un altro diceva a metà della mattinata. Una diceva che il tempo era bello, un altro diceva che era nuvoloso, un altro diceva che pioveva. Diciamo, qual è la verità? Esiste una verità? È accertabile questa verità? E questo quindi da una parte. Dall'altra parte ho visto che tutti questi ricercatori, accademici, scrittori, non avevano per niente consultato archivi italiani. Forse per la difficoltà oggettiva di raggiungere questi archivi fisicamente, forse perché non conoscevano la lingua. Non hanno consultato i giornali dell'epoca, non hanno consultato le lettere scritte in italiano o altri documenti del genere, libri di viaggio italiani o francesi. E quindi io mi sono prefisso di riscrivere gli ultimi 5 mesi di vita di Keats esclusivamente sulla base di quello che si conosce per certo e che si può appurare dal punto di vista scientifico. Quindi fonti primarie e documenti, sì, inediti in un certo senso, che gli hanno permesso di scrivere una biografia effettivamente diversa dalle altre. La biografia è organizzata in ordine cronologico, ovviamente, si inizia con una sorta di capitolo, di primo capitolo prologo, nel quale scopriamo quali sono le condizioni che hanno, per esempio, portato Keats a essere accompagnato da Severn, che sì, era un amico, ma non era il migliore amico. Scopriamo perché il fratello di Keats era assente, è stato assente anche da un punto di vista finanziario, no? E quindi cominciano a prendere corpo, e questa è anche una cosa molto bella del libro, i cosiddetti personaggi minori. Ogni personaggio che Keats e Severn incontrano in questi 5 mesi effettivamente prende corpo in una maniera inedita. Tra questi c'è Charles Cotterell, che era il fratello di una dei compagni di viaggio di Keats e Severn sulla Maria Crowther, cioè il brigantino, la nave mercantile che li aveva portati da Londra a Napoli, e così via, tante altre figure. Per esempio, tu ti sei, nella tua ricerca, ti sei divertito in particolare a conoscere qualcuno di questi personaggi? Vuoi, sì, vuoi dirci qualcosa di più? Beh, innanzitutto non si sapeva che appunto Maria Cotterell si chiamasse Maria Cotterell, quindi questo l'ho scoperto io, e anche l'altra... Vogliamo dire chi sono le due? Sì, sono le due donne che hanno
accompagnato Keats and Severn sulla nave, sul brigantino per Napoli, che Andrew Motion, senza dare spiegazioni alla sua biografia, aveva pensato che magari quella più anziana, quella più grande, facesse un po' da La duenna, accompagnatrice, sì. da accompagnatrice a quella malata, che si chiedeva come mai potesse una giovane di 20 anni andare da sola a Napoli. In realtà, come ho dimostrato, avevano fatto domanda per andare a Napoli a mesi di distanza l'uno dall'altro. Ho scoperto chi aveva dato la lettera di raccomandazione, la lettera di presentazione, ho scoperto il loro nome di battesimo. Ho scoperto il loro background sociale, in sostanza. Da una parte Maria Cottrell, che veniva da una famiglia molto benestante, il fratello appunto la attendeva a Napoli. Dall'altra la Mrs. Pigeon, che nelle lettere di Severn sembra appunto una donna molto conviviale, molto allegra, che però ci si chiede perché si comporta un po' in maniera disumana nei confronti della povera giovane che sta soffrendo sulla nave, così come Keats. Quindi ho cercato di dare un po' di spessore a questi ed altri personaggi. Un altro personaggio a cui ho dedicato molte delle mie ricerche è stato Lieutenant Sullivan, il luogotenente Sullivan, perché questo nome compare soltanto nell'ultimo memoriale scritto da Severn alla Tolfa nel 1873, quindi l'ha iniziato a più di 50 anni dagli avvenimenti, in sostanza 52-53 anni dopo i fatti. E quindi io ho dimostrato che il nome non era corretto, in sostanza, perché in realtà non c'era nessun luogotenente o tenente Sullivan sulle navi della flotta britannica che erano in quel momento a Napoli. Ho visto tutti quanti i documenti che sono disponibilissimi agli archivi di Kew, archivi nazionali inglesi, e si può ricostruire esattamente chi stava su ogni nave, e sia i soldati sia i marinai, che gli ufficiali, tutti quanti, questo è un altro. E poi, come hai detto tu, Charles Cottrell. Charles Cottrell è una figura a cui mi sono affezionato molto perché era una persona generosa che ha aiutato molto Severn e Keats quando erano a Napoli, ha fatto un po' da anfitrione, li ha ospitati, li ha aiutati per il viaggio. E poi è un personaggio interessante perché, cosa che non si sapeva, era amante delle lettere, non era semplicemente un banchiere, un commerciante, come magari è un ex marinaio, un ex sottufficiale, diciamo, della marina inglese, ma era anche interessato alla letteratura, ambiva di gareggiare con i migliori traduttori del passato nel tradurre Orazio, le odi di Orazio. Questo non si sapeva, quindi era una persona che aveva uno spessore letterario, ecco perché forse la sua amicizia con Severn durò diversi anni. E poi la sua vita non è finita dopo l'incontro con Keats e Severn, ma diventò un amico di Charles Dickens, per esempio. Anche questa cosa, insomma, è una scoperta abbastanza nuova. Lo cercherà più volte, Lo cercherà Dickens. più volte, si incontreranno durante il viaggio di Dickens a Napoli, quando si recò a Napoli da Genova e poi fece un giro dell'Italia. Quindi stiamo parlando del 1845, 24 anni dopo. E poi ritorna alla vita di marinaio, diventa di nuovo purser. Diventa segretario di un ammiraglio, va in pensione, si trasferisce con la famiglia in Nuova Zelanda. Insomma, ho cercato di seguire le tracce perché speravo che ci fosse da qualche parte un taccuino, qualche lettera, qualche cosa. Ho scoperto una lettera, che fa vedere che era parte diciamo, del milieu di letterati a Napoli, di interessati in letteratura a Napoli. E ho scoperto un taccuino di suo figlio, però purtroppo non ho scoperto ancora nessuna altra lettera che possa
aggiungere dettagli alla storia di Keats e Severn, però è attraverso questi dettagli a volte che si arriva a scoprire Certo. inaspettatamente delle cose più importanti. Senti, a proposito di Napoli invece, ci siamo chiesti più volte intanto come mai il viaggio è durato così a lungo. All'inizio, quando io ho iniziato a lavorare qui, ormai molti anni fa, pensavo che ci volessero veramente 5-6 settimane, no? Per arrivare in nave circumnavigando la costa occidentale dell'Europa da Londra a Napoli. Ma poi ci siamo chiesti anche, ma perché ha scelto quella rotta? Perché Napoli? Perché, come chiedi anche tu nel libro, non sono passati per il sud della Francia? Tanto più che Keats aveva ricevuto un invito da Shelley e dalla moglie Mary Shelley per raggiungerli a Pisa. Sì, è difficile spiegarselo. Io ho immaginato che si trattasse di soldi, perché chiaramente era la maniera più economica di arrivare alla destinazione, però partire da Londra, quando era già notizia molto diffusa che a Napoli c'era stata la rivoluzione, non era una cosa né saggia né da raccomandare, perché è come se adesso noi appunto partissimo per zone di guerra. Credo che fosse una combinazione il fatto che il viaggio fosse ritenuto più salutare, meno scomodo per chi fosse malato di tubercolosi, consumption, e d'altra parte appunto il fatto che fosse più economico. Però c'è anche una traccia di quell'orgoglio di Keats, di non voler accettare magari l'invito di Shelley, che era il suo rivale, il suo, diciamo, rivale poetico. E non lo so, e c'è anche forse come, diciamo, come si può soltanto scoprire attraverso un brevissimo accenno da parte di Haslam, uno degli amici di Severn, c'è la possibilità che lui in realtà fosse andato a Napoli perché a Napoli c'era un altro dottore, dottor Milne, Robert Milne, e di cui appunto non si sapeva nulla. Io ho ricostruito in questo libro un po' Ironia della il sorte, che succede quando arrivano a Napoli? Quando arrivò a Napoli, Milne è scappato, come parecchi dottori di Napoli a volte facevano, era andato a Roma perché evidentemente qualcuno gli aveva chiesto di andare a Roma per un qualcosa di urgente, però non c'erano, quindi immaginare lo sgomento, e in quel momento loro decidono immediatamente. Infatti nella stessa lettera, nella stessa frase, Severn dice che Keats se ne vuole andare all'istante da Napoli, quindi secondo me Ci dici qual è l'episodio sì, scatenante? voleva avere una seconda opinione. Ecco, volevo dire che lui sapeva di avere James Clark, che era l'esperto maggiore all'epoca di tubercolosi, quindi voleva avere una risposta definitiva sul fatto se fosse malato di tubercolosi o meno. E quindi forse voleva un secondo parere. Scusa, quale? Ok. No, dicevo, a Napoli Keats e Severn rimangono soltanto una settimana. Perché, come accennavi tu prima, era un periodo particolare e quando vanno al Teatro San Carlo, succede qualcosa che forse ci vuoi Certo. raccontare, che è già nota in realtà, ma che tu riesci Sì, beh, a ho restituire in spiegato maniera un po' più. meglio perché c'erano stati già diversi altri episodi. In sostanza, Keats, quando, come hai detto nella tua introduzione, Keats pensava che questa fosse, diciamo, la sua vita postuma. Perché era già lui si vedeva già morto. Lui ha scritto tre lettere dopo essere partito dall'Inghilterra, tre lettere molto, molto deprimenti da leggere, no? C'è questa rabbia, questa insoddisfazione, eccetera, eccetera. E quindi lui, diciamo, non si sentiva bene, si sentiva già morto. In realtà ha avuto degli sprazzi di vita durante questi 5 mesi di viaggio. Una delle parti di cui sappiamo attraverso Severn è sulla costa del Dorset, e un'altra è a Napoli. La settimana di Napoli loro furono costretti alla quarantena, e quindi furono costretti a 10 giorni di quarantena dopo un viaggio di 5 settimane. Quindi sono stati 44 giorni prima di poter arrivare a Napoli. E quindi lui era già aveva avuto aveva, diciamo, aver messo sangue poco prima di sbarcare,
quindi era completamente debilitato, era completamente fiacco. E quei giorni a Napoli, io penso che Keats li trascorse per la maggior parte nell'albergo. Tuttavia sappiamo che una serata sono andati al teatro, sono andati al San Carlo, e c'è anche un famoso aneddoto di Charles McFarlane, secondo il quale quello stesso giorno probabilmente sono andati alla parata militare, una parata militare, cosa confermata da Seven, e poi sono andati al 4 teatro. novembre, E quello, cosa che ho scoperto io, appunto, è il 4 novembre, perché la parata militare di cui parlano fu chiaramente pubblicizzata dal giornale costituzionale, in sostanza, addirittura il duca di Calabria, il Prince Regent, cioè il reggente, vice re, sì. il viceré, si potrebbe dire quasi, sì, del regno delle due Sicilie. Aveva scritto aveva lasciato una descrizione sul suo diario personale. Insomma, queste sono cose che erano lì fuori, però appunto nessuno le aveva collegate a questo avvenimento. E perché c'era stata quella parata? È stata una prova di forza, effettivamente, parte del governo costituzionale per far vedere che gli austriaci, che dicevano che avrebbero invaso presto, non dovevano muoversi perché in realtà avevano questo bel esercito che li avrebbe potuti contrastare. In realtà, cosa è vero? Se fossero stati organizzati, avrebbero potuto ben contrastare diciamo, l'esercito austriaco, perché in quanto a forze avevano sicuramente 100-150 mila soldati, militi, però non avevano né i soldi né le armi. Questo era il loro problema. Tornando appunto a quella giornata, a quella parata, c'erano stati già scaramucce, rivolte per strada, c'erano stati atti di insubordinazione il 2, il 3, e quindi il capo della polizia aveva paura che ci fosse qualche episodio al teatro, e quindi aveva appostato due sentinelle, uno da una parte e uno dall'altra, del proscenio. E Keats All'inizio pensava. all'inizio pensava che fossero figurine dipinte, perché chiaramente l'illuminazione, potete pensare, era quella fatta con le candele, anzi quella era una serata di gala perché c'era anche la famiglia reale, quindi c'era una buona illuminazione, però chiaramente non era illuminazione elettrica, quindi Era un po' potete come immaginare, era questa. un po' come questa. E quindi quando alla fine del primo atto ha visto muovere quelle figurine, ha detto: "Non voglio lasciare le mie ossa in questo paese, dobbiamo andarcene al più presto." Allora, parecchi hanno pensato che appunto questo, siccome sappiamo che lui è arrivato all'epitaffio, che era diciamo che era il confine dello Stato delle Due Sicilie, Regno delle Due Sicilie, il 12, perché c'è stato un timbro, Parliamo della torre dell'epitaffio, no? storia dell'epitaffio, sì, che veniva sì, poco prima di Terracina, in sostanza. E sta ancora lì, si può anche vedere, se uno va sulla strada c'è questo bel edificio, si può ancora vedere. E c'è il visto della polizia, e poi quando lui è arrivato a Terracina è stato firmato da un altro ufficiale di polizia, in sostanza. E quindi diciamo, noi sappiamo che questo per certo è l'unica data che noi sappiamo del loro viaggio, il 12. Però io ho scoperto questo documento negli archivi di Stato che conferma che loro erano pronti a partire il 7, perché hanno avuto il lasciapassare della polizia, che ho scoperto, il 7 di novembre. E quindi tra il 4 e il 7 c'erano ancora 3 giorni, quindi sicuramente non è come si pensava prima, e sono partiti o l'8 o il 9, quindi sono messi in viaggio per Roma o l'8 o il 9. Tra l'altro, al di là dell'intenzione di recarsi a Roma, il visto dava il permesso a Keats e Severne anche di poter tornare in Tornare in Inghilterra. Inghilterra, sì. Cosa. Cosa rilevata soltanto da Emmy Lowell, nella sua biografia del 1922, credo, 22, sì. 22. E lei si chiedeva perché, e quindi è chiaro che questo conferma che l'intenzione di Keats era quella di passare magari i mesi più duri, invernali, a Roma, per poi cercare di forse passare per la Svizzera e tornare in Inghilterra per morire, o comunque tornare in Inghilterra, perché era quello il suo desiderio, ed era disperato di realizzarlo a ogni Certo. costo. Purtroppo morì qui il 23 di
di febbraio. Volevo dire una cosa riguardo al viaggio Certo. per mare. In realtà le 5 settimane di viaggio era una cosa normale, perché molti altri contemporanei, un anno prima, un anno dopo, impiegarono lo stesso 5 settimane. Il loro viaggio non fu né particolarmente orribile come quello di Lee Hunt qualche anno dopo, che impiegò 2 o 3 mesi perché la nave fu bloccata nella Manica per settimane e settimane e settimane, tanto che stava per tornare a casa. Keats partì il 17, poi arrivò il 18 al largo di Dover, il castello di Dover, e il 19 era già arrivato a Brighton, quindi aveva fatto un lungo tratto di mare. Purtroppo ci fu quel giorno una bruttissima tempesta che lo respinse giù fino a Dungeness, che appunto anche quello è, diciamo. Però ci furono anche due brutti incontri, no? E poi non aveva il vento, non c'era il vento, ha dovuto aspettare il vento che lo portasse, quindi ci hanno messo 2 settimane soltanto per uscire dalla Manica, altrimenti il resto del viaggio è stato abbastanza. No, però c'erano anche le navi da guerra Sì, hanno portoghesi. avuto anche, sì, No, no, cioè il altre viaggio è stato vicissitudini, è effettivamente stato. erratico, questo Sì, è sì. il dubbio. Però c'è un altro viaggio interessante, non per mare, che Keats e Severn fanno in vettura, sempre credo Sì, attraverso l'aiuto di Charles Cottrell, ed è sicuramente. appunto quello da Napoli a Roma di cui parliamo per la prima volta proprio in questo libro, perché tutti sappiamo che sono andati da Napoli a Roma in vettura, ma non sappiamo che tipo di strada possono aver fatto. Alessandro Gallenzi riesce effettivamente a restituire da frammenti, no? Quali sono poi le testimonianze, le fonti primarie a nostra disposizione, e ricostruisce un viaggio molto preciso anche grazie alla bibliografia primaria che ci forniscono i resoconti dei viaggiatori che proprio negli stessi mesi, non solo anni, penso a Lady Morgan, Sì, che era Lady Morgan, il forse conte Martinengo e anche Dwight Theodore anche. Dwight. E raccontaci un po' Sì, quella è la del parte viaggio da Napoli a che mi ha Roma. appassionato di più e giudicare dalla risposta dei lettori è quello che affascina e piace di più. In sostanza, si sapeva poco o Abbiamo niente altre mappe. del viaggio. In realtà, leggendo decine di resoconti di viaggio contemporanei, si possono ricavare delle notizie piuttosto accurate su quello che potesse essere il loro viaggio. Loro non si, es essendo Keats così malato, non potevano scostarsi dalla norma, perché il viaggio alternativo che potevano fare era molto più pesante. C'erano due modi per arrivare da Napoli a Roma all'epoca. Tutti e due erano attraverso Terracina. Da Terracina si poteva passare per le paludi pontine, che era il viaggio più semplice, perché il tratto delle paludi pontine era stato spianato, la strada era dritta, era libera da briganti, era molto facile, soprattutto per qualcuno nelle condizioni di Keats. L'altro invece passava per le montagne, quindi era per la Via Latina, per Piperno, quindi Priverno adesso, per Sermoneta, Cori, per arrivare allo stesso punto a Velletri, però passare per la Faiola, Marino, e ricongiungersi sulla Via Appia, diciamo, dopo frattocchi, ma in due possibili punti. Questo qui è, diciamo, qualcuno nelle condizioni di Keats è Possibile. impossibile, anche perché leggendo tutti i resoconti nessuno in quel periodo lo faceva. Era più costoso, non c'erano delle locande buone, non c'erano i servizi per qualcuno nelle condizioni di Keats. Quindi questo penso che si possa escludere. L'altro viaggio non era un viaggio che veniva fatto a caso, veniva organizzato come tutti i viaggi, e c'erano diverse modalità di viaggio. C'era la possibilità di prendere, per le persone che erano ricche o potevano permetterselo, potevano prendere il corriere della posta, il corriere nazionale o del regno. Ed era un servizio che passava ogni 2 giorni, e in 23 ore, cioè in meno di 24 ore, si poteva arrivare da Napoli a Roma senza fermarsi, se non per cambiare i cavalli. Cioè, si cambiavano i cavalli, veniva fatto tutto in maniera molto veloce,
E il vantaggio di questo è che c'erano anche delle guardie che seguivano questa carrozza, questa diligenza. Ovviamente per via dei briganti, no? Lo Keats diamo per scontato che. non lo fece, lo sappiamo che non lo fece perché chiaramente il 12 stava a Terracina, prima di Terracina, e il 15 arrivò a Roma, quindi sicuramente non ha preso questo. Poi costava 6 sterline, che una sterlina dell'epoca è circa 100 sterline di adesso, 600 sterline per Keats era una cifra molto elevata. Poi c'era il sistema della cambiatura che era molto diffuso. Questo poteva essere fatto in due modi, diciamo si poteva acquistare o si poteva prendere in affitto una diligenza. Quindi si poteva acquistare e poi venderla alla fine del viaggio, oppure si poteva prendere in affitto e andare più velocemente con un postiglione che seguiva il percorso della posta. Il percorso della posta che era stato razionalizzato già da Pio VI, in sostanza già alla fine del Settecento c'era un buon sistema che passava proprio per proprio per le vecchie paludi pontine, quindi per la pontina. E Sarà questo. anche Goethe ha fatto Goethe, sì, penso. Goethe ha fatto anche lui, è uno dei primi ad averlo fatto. Sì, il viaggio, infatti, lui è passato proprio per quella stessa. Ne parlo infatti nel libro. E quindi queste stazioni di posta avevano il vantaggio che appunto i cavalli erano freschi e si poteva fare questo viaggio, diciamo, in 3 giorni. E anche questo quindi sappiamo che non è non è Il metodo che hanno il metodo che utilizzato. hanno usato, ma lo sappiamo anche per un altro motivo, lo dirò adesso. Quindi questo era meno costoso di quello del corriere, però era sempre molto costoso perché devi pagare ogni volta per i cavalli freschi, devi pagare per i bagagli, devi pagare il costo della carrozza, quindi non tutti lo potevano fare. Però diciamo che era il 60% il costo, quindi costava circa 3 sterline e mezzo, 4 sterline. Era meno costoso, ma più sicuro, cioè più veloce, non più sicuro. E poi c'era quello che usavano la maggior parte delle persone, che era quello del vetturino. Si prendeva in affitto un vetturino che andava a passo d'uomo. Andava a passo d'uomo perché c'erano delle regole ben specifiche, perché quelli del sistema della posta non volevano avere concorrenza dal sistema dei vetturini. E quindi questi vetturini partivano all'alba alle 4:30, alle 5, appena sorgeva il sole, perché c'era un po' di luce, e rimanevano sulla strada quanto più possibile, quindi 8, 9, 10 ore al tempo nel periodo di Keats, che loro partirono appunto il 7 di novembre, quindi le giornate sono molto brevi e quindi c'è poca luce. Questo anche spiega perché ci hanno messo un po' di più loro, ci hanno messo 7 giorni. E il vetturino aveva tanti vantaggi, il sistema del vetturino, perché tanto era più flessibile, perché chiaramente potevi fermare come e quando volevi. Per qualcuno le condizioni di salute di Keats chiaramente era una cosa buona, perché se aveva bisogno di assistenza, chiaramente. Poi era più economico, molto molto più economico. Potevi vedere, non correvi, quindi potevi vedere le cose intorno a te. E poi, siccome era quello più economico, i briganti tendevano a lasciar passare questi poveri diavoli che andavano con questo sistema molto lento, mentre i briganti concentravano i loro attacchi sulle diligenze, chiaramente perché erano usati dalle persone più facoltose. Quindi sappiamo che loro usarono questo sistema perché Severn accenna al fatto che lui camminò per quasi l'intero tragitto da Napoli a Roma. E il viaggio Severn ce lo racconta come uneventful, no? In qualche Dice modo. Parla poco di e fiori che niente. lui raccoglie per Keats sulla via, però alla fine c'è un incontro curioso che proprio tu Sì. scopri in qualche modo, no? Perlomeno suggerisci Sì, argomentandolo in maniera interessante. Si sa poco e niente, si sa. Io, oltre ad aver ricostruito le locande in cui si sono fermati, diciamo, e anche le tempistiche del loro viaggio, tra cui ci tengo a dirlo, hanno passato l'ultima notte ad Albano, io ritengo, e ho individuato la locanda e tutto quanto. E,
Un'altra cosa molto interessante è questo incontro che è rimasto a distanza, perché Severn ne accenna a questa cosa solo nelle ultime memorie, quelle appunto della Tolfa, che si chiama La mia vita noiosa, del 1873. Quindi deve essere qualcosa che gli è rimasto molto impresso. Che cosa ha visto? Arrivati sulla via Appia un po' prima, forse un paio di chilometri prima di Porta Laterana, Porta San Giovanni, ai bagni dell'Acqua Santa, vede una macchia viola, purpurea nei campi. Si avvicinano e si rende conto che è un cardinale che sta sparando, che sta facendo la caccia alle allodole. Severn dà una descrizione divertente, come se fosse una cosa insolita o insomma inusuale. Certamente è abbastanza insolito che un prelato possa essere trovato in questa occupazione. E quindi mi sono chiesto se era possibile ricostruire chi fosse questa persona, questo cardinale. Innanzitutto, il fatto che fosse amante della caccia mi diceva che era un aristocratico, perché chiaramente diciamo la caccia era lo sport per eccellenza degli aristocratici. Però questo non mi aiutava molto, perché in effetti molti dei cardinali e dei vescovi erano comunque di origine aristocratica a quell'epoca. Però c'era uno in particolare. C'era un prelato in particolare, un cardinale in particolare a quell'epoca, che era famoso per la sua passione, quasi fanatismo per la caccia, ed era Annibale della Genga, il cardinale terribile Annibale della Genga, molto severo, molto austero, che però amava fare, aveva questo sport. Infatti fu anche preso in giro da Gioacchino Belli una volta che divenne poi papa, perché poi questo Annibale della Genga diventò papa. Papa Leone XII. Quindi, sulle tracce di Annibale della Genga, ho chiesto: è possibile che lui fosse là? La fortuna ha voluto che il primo biografo di Annibale della Genga, scrisse che lui si era ritirato ai bagni dell'Acqua Santa ad agosto del 1820 e passava interi mesi là, perché soffriva di un problema ai polmoni anche lui. Poi non gli impedì comunque di diventare papa. Però passava tanti mesi in quelle terme, in quei bagni dell'Acqua Santa, tanto che esiste un casino che è lì tuttora, anche se è in stato insomma un pochino così decadente, sì. Un po' di ruderi, diciamo, che viene chiamato il casino del papa, perché anche una volta eletto papa lui tornò spesso ai bagni dell'Acqua Santa. Un'altra cosa che ho scoperto è che il giorno prima dell'arrivo di Keats, lui era là, perché fortunatamente il diario di Roma del giorno seguente disse che Annibale della Genga, che a quel tempo era vicario di Roma, sarebbe dovuto essere presente a una importante funzione, una importante messa. Non aveva potuto per problemi di salute, il che fa pensare che appunto fosse ai bagni dell'Acqua Santa. Questo quindi, Tre diciamo, indizi fanno una prova. beh, tre indizi fanno una prova, e sono indizi, però il fatto che anche Chateaubriand, quando andò a incontrarlo qualche anno successivamente, lo trova nella stessa posizione a sparare agli uccelli nei giardini del Vaticano, fa pensare che sia una buona supposizione. Comunque, alla fine arrivano a Roma. Keats e Arrivano a Roma. Severn arrivano a Roma il 15 novembre, in tarda mattinata, mentre il dottor James Clark stava Stava scrivendo una scrivendo lettera degli e amici a Napoli. chiedendosi proprio che fine avesse fatto Keats, che aspettava da un po'. Sì, io trovo molto strano che loro non avessero scritto o mandato parola che stessero in viaggio. Ma le circostanze strane sono diverse in Sì, realtà, tra no? A partire l'altro. appunto dalla ragione per cui hanno scelto quella No. tratta fino
al modo, no, in cui poi Al sono modo, arrivati. diciamo che ci sono diverse cose strane. Severn sappiamo che aveva scritto una lettera ad Aslam in cui raccontava tutto il tragitto. Purtroppo è andata perduta, non è mai arrivata. Io mi chiedo se magari anche la loro lettera a Clark fosse andata perduta, non lo so. Mi sembra molto strano che loro si siano presentati qui senza che James Clark, che si era appena sposato, aveva appena fatto la luna di miele, era appena tornato dalla Scozia e dall'Inghilterra, all'improvviso si ritrova davanti questo nuovo paziente. Di Però cui si James Clark prende subito si prende cura, perché subito questa è una cosa cura, importante. James generosissimo. Clark spesso viene accusato di aver di fatto ucciso Keats attraverso una dieta Una troppo dieta, ferrea, sì, di aver una diagnosi sbagliata. accelerato la Però sua morte. in realtà tu difendi molto il Sì. dottore anche per quelle che erano le conquiste scientifiche dell'epoca, no? Sì. Però soprattutto va detto che c'è un'umanità molto forte. Loro, dopo un po' di settimane, non hanno neanche più i soldi per pagarlo, quindi lui continua a prendersi cura di Keats, senza un onorario, ed è interessante il modo in cui, continua a Certo. parlare di lui. Ci vuoi dire qualcosa del rapporto tra James Clark e i due? Sì, va al di là del semplice rapporto tra, diciamo, tra dottore e paziente, si interessa di lui proprio come persona, come poeta, interessato. Va anche detto che Keats era una persona molto interessante, penso che anche nei momenti difficili riuscisse a far capire questa sua umanità, questa sua grande personalità in sostanza, che aveva sicuramente colpito James Clark, ne parla spesso nelle lettere Fin fin dall'inizio. dall'inizio nelle lettere, e lo aiuta, gli raccomanda di prendere un pianoforte a Severn, avete qui il manoscritto, nella stanza di Keats c'è il No, manoscritto. indicavo Villa Borghese anche Sì, ma mi perché. dimentico, ma c'è anche qua nella stanza di Keats c'è il manoscritto della ricevuta del pianoforte, il cavallo, prendere un cavallo per fargli prendere aria, gli raccomando di non andare a visitare i monumenti, soprattutto le chiese, perché sono umide, unica eccezione il Vaticano, San Pietro. E lui appunto lo incoraggia a uscire, a prendere aria, e la cosa tragica è che per alcune settimane Keats, essendo così ben curato da questo dottore, anche forse al di là delle attenzioni del dottore, anche quelle della moglie, perché Severn dice che anche la moglie si preoccupava della dieta, del cibo, di andare a prendere esattamente il Merluzzo. merluzzetto, le acciughe, addirittura il latte fresco, tutte queste cose. E si era riavvivato. Come sappiamo, purtroppo la tubercolosi dà questi alti e bassi, però dopo mi pare il 15 dicembre ebbe un grosso sbocco, Credo il 10 il in realtà, 10? sì. 10 dicembre ebbe un grossissimo sbocco di sangue e da quel momento rimase allettato e poi c'è stato l'ultimo Fino deperimento, alla fine, fino alla no? Come fine. sapete, poi fino al 23 febbraio Sì. non si è Poi si praticamente dice mosso dall'Etna. che questo dottore era inumano, che non volesse somministrare oppiacei aiutarlo a superare il dolore. In realtà, nelle sue opere, perché ha pubblicato tantissime opere importanti, James Clark spiegava come doveva essere amministrato, non darlo troppo all'inizio, ma aumentare gradualmente. Infatti noi vediamo che nell'ultimo periodo Keats piano piano riesce diciamo, a calmarsi e diciamo, la fine non è stata così straziante come poteva essere, altrimenti. Qualcuno ha delle domande in questo momento rispetto alle cose? Prego. Si sa che Forse cosa ha sentito possiamo. di musica al San Carlo? Forse lei l'ha detto, ma io non ho Sì, percepito. sappiamo che il 4 c'era un'opera di Rossini, Torvaldo e Dorlisca. Quindi siamo bene, seguita da un balletto. Sì, si sa tutto. Ci sono altre domande o andiamo avanti? No, perché. Certo, Ah, no, no. scusate, non vi vedo perché io. Ha sbagliato. Volevo qualche dettaglio in più
punto di vista... Nessuno aveva pensato che Keats e Seven potessero essersi fermati ad Albano, ma non hanno capito che non potevano arrivare qui di notte, soprattutto non a novembre. E non potevano vedere il cardinale che usava lo specchietto per le allodole con il, diciamo, se non c'era il sole. Quindi dovevano per forza aver viaggiato quel tratto in mattinata. Ed era una giornata bella e assolata, e sappiamo che era anche una bella temperatura. Quindi loro dovevano aver passato la notte prima ad Albano, che era l'ultima tappa postale. E lì sicuramente si fermarono, secondo me, c'erano due locande. Una è la locanda della Posta, che è vicino a Piazza delle Tartarughe, se conosci. Sì. E invece l'altra era la locanda di Emiliano, che si chiamava Villa di Londra, che era quella più usata, era quella usata anche da Canova, da parecchi personaggi importanti, era una bella locanda, era quella raccomandata dalle guide, e sicuramente era quella in cui si fermò. E quella era alla fine, era soltanto un paio, cioè forse 10-15 metri dalla villa Panfilidoria, che adesso è stata veramente è stata bombardata, è sparita. E in sostanza è davanti a quella scalinata dove c'è quella fontana, dove c'è quel proprio quel bar che dà sulla piazza, era in quella posizione, purtroppo è stata distrutta. Sì, se ne è occupato, penso, Alberto Crialesi. Esattamente, siamo fortunati perché il pronipote di Emiliano ha lasciato una descrizione, c'è stato un inventario, una descrizione accurata di come era fatta, dove stavano le cucine, e poi abbiamo anche tanti altri documenti contemporanei che ci dicono com'era. Grazie. Qualcun altro? La scelta di questo luogo, c'è stata la scelta anche di altri luoghi, oppure insomma sono arrivati qui insomma sicuri? Avrebbero... Sì, dunque loro avevano pochi soldi, però avevano buone amicizie, e loro sono arrivati a Roma con una lettera di presentazione a James Clark, che era l'esperto, era, diciamo, la persona da consultare per questo tipo di malattie. Aveva appena scritto nel 1820 un libro sulle malattie tubercolari. Quindi loro non avevano i soldi per poter permettersi questo dottore così importante, però avevano la fortuna che il loro editore era amico degli editori di questo libro pubblicato da James Clark. Quindi attraverso una lettera di raccomandazione molto probabilmente degli editori di Keats, era riuscito ad assicurarsi questo dottore di fama internazionale. Poi il pagamento chiaramente era stato organizzato di nuovo dagli editori una volta ed è stato proprio James Clark a portarli in questo boarding house, no? La scelta di questa, sì, questa è stata... Credo, non so se... Sì, questa è stata organizzata da James Clark stesso. Che viveva, tra l'altro. Che viveva proprio dal numero 70 a 75, e dobbiamo verificare esattamente dove, però... Era proprio di fronte, viene detto diverse volte che era proprio di fronte, perché lui veniva 3 o 4 volte al giorno a visitare Keats. Quindi l'aveva fatto per convenienza, ed era una locanda che aveva un'ottima reputazione, perché in sostanza c'era stato Finch, credo, no? Sì. C'era stato Finch prima di lui, c'erano stati altri e si erano trovati molto bene. Poi era gestita da una signora di origini veneziane, di cui scopriamo più cose, no? Certo. C'era un po' antipatica prima del libro di Alessandro, perché quello che sappiamo è che ha fatto la spia alla polizia quando ha scoperto che Keats stava morendo di tubercolosi, quindi noi dai keatsiani giustamente la vediamo come la villain della situazione. In realtà lei era stata anche quasi abbandonata dal marito, no? Sì, che viveva in Portogallo. Lui poi si chiamava Angeletti, no? Il nome Angeletti è il nome del marito. Ma lei gestiva in realtà questa pensione.
con le due figlie, una sposata, una nubile, Sì. che in realtà era piuttosto elegante, tutti ne parlavano bene. E per esempio anche queste margherite che noi abbiamo restaurato alla fine del 2019, i lacunari del soffitto, che sono ovviamente originali, li aveva fatti lei. Quindi ci sono tutta una serie di questioni Ma interessanti. era interessata alla cultura, alla musica, alle incisioni, perché il marito anche era un incisore, eccetera. Erano imparentati con il proprietario, adesso mi sfugge il nome, il proprietario della libreria qui via del Babuino, che era anche scrittore della più importante guida, ed è stato attraverso, immagino, Sì. A questo proposito contatto, di sì. libri, Severn regala a Keats dei libri particolari durante Sì. la degenza. Severn regala, Keats regala a Severn? No, Ah intendo no, dire che legge, sì. sì, nel senso Severn va a Va a acquistare dei acquistare, libri sì. per. Quando arrivano qui, Keats compra un libro dell'Alfieri. E quindi diciamo che c'è una citazione infatti dall'Alfieri, una delle tragedie dell'Alfieri. E poi invece quando le cose... Keats voleva sentire Don Chisciotte, voleva sentire Platone, voleva sembrare, non trovavano niente qui a Poi c'era Roma. anche Jeremy E Taylor. Ci invece si è dovuto sorbire Jeremy Taylor, ho questo provato anch'io quest'estate, ma no, ma religioso. in realtà ti dirò, soprattutto la Holy Dying ha un suo fascino, no? Perché poi in realtà è un inno alle piccole cose della Sì, vita, è diciamo, quindi. un'opera così di religiosa che incoraggia ad accettare la morte, la vita, ma anche la morte in maniera, diciamo, decorosa, in maniera pacifica. Cosa giustissima, tra l'altro. Qualcuno ha altre domande? Sapere quali erano i luoghi che ha visto Keats a Roma, visto che ha avuto certezza attraverso le Sì. biblioteche, chiese. Lui sicuramente è stato a cavallo sul Pincio, che all'epoca era molto molto più grande il Pincio. Cioè, i giardini del Pincio non erano soltanto quelli sulla parte, diciamo, che danno su Piazza del Piazza Popolo. del Popolo. Infatti se uno vede una mappa del 1820 di Roma, erano enormi, c'erano anche altre fontane, si andava a cavallo Tra l'altro erano stati aperti da poco al là. Sì, pubblico, no? stati aperti da poco al pubblico ed erano... Si pensava che fosse la parte più salubre della città di Roma. E credo che non abbia visto granché al di fuori di questo. Andavano insieme a un personaggio molto interessante, di cui appunto non si sapeva anche nulla prima, un altro ufficiale, Tisico anche lui. sì, che ha un nome, penso, unico, Bellissimo. Isaac Marmaduke Elton. Quindi un nome impossibile da dimenticarsi. Ed era una comparsa perché in realtà tutti si rifacevano a questo bibliotecario dell'Admiralty che aveva suggerito che si potesse trattare di lui, però non avevano provato. Io ho scoperto invece dei documenti, anche il suo, come si chiama quando pubblicano l'annuncio funebre, in sostanza, L'obituario. sì, In inglese e l'obituary, lo obituary, so pure sì, io, l'annuncio ora funebre. non mi ricordo. Necrologio, Necrologio, sì. necrologio, ecco il suo necrologio, e quindi identifica esattamente con Isaac Marmaduke Elton. E la cosa interessante è che nessuno sapeva che Elton non era semplicemente un soldatucolo, ma era stato nelle guerre napoleoniche, addirittura la battaglia di Waterloo, quindi era stato, diciamo, in questi grandi avvenimenti. Immagino che abbia raccontato tante storie E poi era entusiasmanti. anche un bel ragazzo, no? Era un bellissimo Perché lo ragazzo. sappiamo. Ho scoperto una lettera di Elton, in cui racconta la morte di un capitano del suo reggimento. Insomma, se uno comincia a scavare, io spero che questo è il mio scopo, mi sono prefissato soprattutto questo. Se uno inizia a scavare, poi le cose cominciano a uscire. Da piccoli dettagli che io ho scoperto, magari quelli potranno portare altri studiosi a scoprire cose più importanti, o altre cose che aumentano le conoscenze, Ma infatti, se posso, Alessandro, una delle cose che mi piace di più del libro riguarda il titolo, perché Written in Water ha proprio la qualità della ricerca pionieristica, che in realtà è aperta a delle nuove possibilità, no? Quindi esattamente. le cose che tu scopri, le cose di cui parli, lanciano
dei segnali ai ricercatori che lo leggono, alle persone che lo leggono, che possono sicuramente, in base forse a degli indizi che noi neanche immaginiamo, provare a saperne di più. Certo, perché molte cose cambiano, tante cose spariscono e rimangono, sono scritte nell'acqua, però per quanto flebile, a volte quel piccolo movimento dell'acqua si può cogliere in sostanza Certo. e partire da lì e ricostruire una storia più importante. Ovviamente non l'ho detto, ma do sempre per scontato che lo sappiate tutti. L'epitaffio di Keats lo conosciamo tutti: Here lies one whose name was writ in water. Quindi c'è sicuramente un riferimento diretto, una misquote dell'epitaffio di Keats. Comunque, siamo arrivati alla fine del viaggio, no? Dell'ultimo viaggio di Keats. Keats muore la sera del 23 febbraio. Molti ci chiedono ancora come mai sulla targa che è stata messa nel 1879 qui al fianco dell'edificio viene detto 24, così come sulla lastra che si trova sopra la tomba. Per un modo diverso di calcolare le giornate che vigeva all'epoca, a partire dai vespri, quindi dalla messa della sera, era un nuovo giorno. Quindi Keats tecnicamente nell'Ottocento muore il 24 febbraio, ma per i nostri canoni è appunto il 23. Prevista la traduzione in italiano? Bellissima, Sì. forse ultima domanda. 100%, sì. E come ho detto stamattina, è un libro che grida un'edizione Sì, no, italiana. ci sarà, ci E sarà. la. Uscire questa quando? Beh, Entro un paio d'anni, ce lo sì, un prometti? paio d'anni, sì. Entro un paio d'anni. Se non ci sono altre domande, farei un caloroso applauso ad Alessandro Gallenzi.